Ciao ragazze, allora oggi nuovo video. Ho avuto un po' di problemi, quindi non ci siamo sentiti molto molto spesso, quindi adesso siamo qui con un nuovo video. Vi do il pacco di Avon di campagna 15 ed eccolo qui, è un solo pacco, cioè nelle mail c'era scritto che erano due, vabbè. Cosa bella che mi sono riqualificata di nuovo argento, quindi speriamo adesso di mantenere come dire, questa qualifica. Allora, cosa mi è arrivata? Una felpa Estard, no, è una giacca leopard print, la reversibile, misura 50-52, ed eccola qui. Come si presenta? Non so se. Allora, c'ha un cappuccio ed è molto morbida, è in pile, quindi molto carina. C'ha la zip e poi è reversibile, appunto, nera. L'ho presa per me, l'avevo provata, ah, poi è munita anche di tasche qui. L'avevo provata e devo dire che è carina, però è una cosa un po' più tipo da casa, da uscire. Poi mi è arrivato il pigiama, anche se l'ho guardato. Guardate che carino. Allora, vediamo qual è. Leopard pigiama, veramente carino. Vediamo, apriamo così. Tanto è mio, che mi devo arrivare, ragazzi, da un bel po' di campagne. Allora, la maglietta, eccola qui. Vediamo. Bella grande, a mezza manica, mi piace moltissimo. Il pantalone è leopardato e qui è munito di fiocchetto anche, molto molto carino. Assomiglia un paio di pantaloni che ho io così. Vedete, davanti c'è tipo, non è un fiocco, è tipo il laccetto. Ed è così. Ah, finale finisce così. Molto carino. Questo credo che era. Io l'avevo preso anche prima, quindi non mi ricordo. Allora, di altro mi sono arrivati i leggings XL, quelli blu, che però non vi apro, ve li apro così. Però non so se li manderò indietro perché sono. Però questi mi sembrano più elastici rispetto a quelli neri, vedete, qua li vedo più elasticizzati, mentre quelli neri qui erano proprio. Cioè non si muovevano. Cioè tipo come. L'elastico era per figura. Niente, ho dimenticato una cosa là dentro. Vabbè. Poi mi è arrivato, allora, un set di 8 spugnette o 7. Allora, no, scusate, 6 spugnette. Queste le ho prese io. Come sono? Ecco, sono quelle per il fondotinta, sono quelle in come si chiama? Non mi ricordo in questo momento, ma sono queste di qua. Ah, tipo il lattice e sono a 3,50 euro. Poi mi sono arrivate due creme, queste Avon Gold Far Away, che sono 2,95 da quanti ml sono? Non mi ricordo. Aspettate. Da 150 e stavano a 2,95. Poi come cartaceo mi è arrivato un catalogo di campagna 17, un catalogo di campagna 18, aspettate. Poi c'è l'anteprima di campagna, cioè l'Avon per te di campagna 16 e 18. E l'Avon, ah no, cos'è? Catalogo di campagna 15. Ah sì, prodotti in dimostrazione di campagna 17, che sembra che si sia strappato. Poi c'è la fattura. Poi c'è tieniti forte, Avon ti porta lontano, i premi per il passaggio di livelli. Molto le data corrige e poi niente più.
Allora, mi è arrivato poi, sempre in anteprima, un deodorante Incandescent nella nuova, cioè nel nuovo packaging perché si rinnova. Poi, come bijou, mi è arrivato il bracciale con l'iniziale per l'esque. Questa è la lettera C, che è appunto la mia lettera. Non so se la vedete, guardate che carina. C'è il ciambolino e la lettera. E credo che ne ho preso anche uno per mia madre. Sì, infatti è qui vicino. Questi stanno a 5,95 sul catalogo, quindi li troverete lì. Poi ne ho preso appunto un altro con l'iniziale A. Mia madre, guardate che bello, sempre lo stesso prezzo, sempre 5,95 appunto. Vediamo. Poi mi è arrivato un set di bracciali, sono i braccialetti quelli che ora in campagna 16 stanno a 2,95. Sono questi qua. Beh, li apriamo tanto. Sono i miei, quindi sono questi di qua, vedete, sono questi tipo un laccettino fino fino e c'è tipo un fiore e una rosa, molto carini. Poi stanno a poco prezzo, quindi stanno a 2,95. Sono tipo dei braccialetti dell'amicizia e arrivano qui. Poi no, mi è arrivato uno scrub per il corpo, più che scrub è un sapone nero purificante. Veramente, cioè, un barattolone, guardate quant'è, cioè, veramente grande. Stava 3,50, diciamo, non nell'anteprima, in un come si chiama? In un supplemento. Poi mi è arrivato il set Today, che finalmente questo è mio perché lo volevo da un sacco di tempo, quindi viene confezionato. Cioè, lo volevo già anche dal pacco precedente. Guardate che carina la confezione, veramente una confezione regalo carina. Quindi in teoria si deve sciogliere. E quando si aprono. Ah, guardate che carina, cioè, vedete. Allora, all'interno abbiamo il profumo, che lo apriamo subito. Mi ricordo che ciò che apro è il mio, quindi tranquille. Che bello, finalmente. Finalmente è mio, finalmente. La bottiglia è elegantissima. E il profumo è meraviglioso. Ed è a base di note di fiori d'arancio, una cosa del genere. Poi questo lo mettiamo direttamente lì. E poi c'è, diciamo, quest'anno hanno messo il gel doccia pelle luminosa, che è bell'odore, infatti è pieno di brillantini e lo posiamo subito dove non si sa, posiamo qui. Poi in anteprima ho voluto prendere una maschera per capelli della linea Naturals, questa super straight, diciamo per capelli diciamo all'olio al miele e olio di jojoba. Veramente buona, veramente con questa linea mi sono trovata bene. Poi mi sono arrivate diverse matite, quindi ve le prendo tutte così faccio. Quindi ci divertiremo. Allora, di Color Trend mi sono arrivate le tre matite, quelle doppie, sia per labbra che per occhi, che le ho prese io. Allora, mi è arrivata la Nude Warm Brown, quindi la nude per le labbra e la Warm Brown per gli occhi.
Allora, questa nude che non so se si vede, ma non si vede niente, è per le labbra, mentre questa per gli occhi. Devo dire che io ho quella nera e rossa, mi ci trovo veramente bene. E poi c'è la rose che è per le labbra e la Midnight Blue per gli occhi. Allora, Midnight Blue per gli occhi e la rose per le labbra. Siccome ho poche matite labbra, mi sa che questa è stata un'invenzione veramente veramente ottima, quindi secondo me hanno azzeccato perfettamente. E poi mi è arrivata la fucsia e la grey. Fucsia per le labbra, ovviamente. Fucsia veramente bella, cioè bella bella bella, come piace a me. E la grey che è veramente un bel grigio argento, e queste stanno a 3,95. Poi mi sono arrivati quelle glimmer stick, che sono 4. Allora, queste glimmer stick sono una black ice, che è la classica nera glitterata, che stavano 3 matite a soli 10 euro, no, 10,50. Poi c'è la Starry Night Blue, che è una nera, effetto però, sì, no, sempre glitterata. Io non le ho mai provate queste glimmer stick, diciamo, glitterate. E poi c'è l'ultima, che è la Faceted Onyx, che non so se si vede, non metto a fuoco, quindi. Ed è una di quelle nuove che è uscita appunto in questo catalogo, sempre nera. Vediamo, è nera quindi utile, è tipo come la Black Ace. Poi mentre sempre di glimmer stick, l'ultima invece è per le labbra, la True Red classica rossa, ops, sì, la classica rossa, veramente una bella matita. E questa invece stava a 3,95, mentre le ultime tre matite sono i matitoni, quelli Super Shock, che me ne devono arrivare 5, però ne sono arrivate 3. Allora, mi è arrivata la Princess Pink e Royal Velvet, che è tipo un rosa e un viola, vedete i matitoni. Allora, questa è la parte, se si riesce ad aprire, beh, faccio vedere la parte rosa, veramente un bel matitone, che vi svuoccio perché è mia, quindi almeno la vedete. Quelle color trend erano anche mie, però queste mi piacciono troppo. Poi c'è questa viola, è veramente morbide, parte rosa e parte viola. Mi sembrano veramente buone, non le ho mai provate, infatti è la prima volta. Poi stavano a 4,95, quindi come non approfittare. Poi mi è arrivata la Cream Dream Chocolate Milk, che è appunto, vedete, questa. Ma sono dura ad aprirsi, cioè in una maniera incredibile. Vedete questa? Veramente bellissimo. E poi il marrone. Cioè, il matitone è veramente bello. Cioè, praticamente la tonalità cream è veramente un colore carino. E poi c'è la Celidon Mint Breeze, quindi un verde scuro, un verde chiaro. Verde scuro, ma bello, vero? Poi sono morbidi. Sono veramente morbidissimi. E poi aspettate, e questa è quella mint. Questi sono i swatch di tutti e tre matitoni, cioè scusate, veramente belle. E queste sono a 4,95. No. Sì. Poi mi sono arrivati degli smalti. Degli smaltini,
Allora, uno è il Kerry Dazzle della linea Stardust. Di questi me ne sono arrivati due. Due. Allora, è un rosso molto bello. Infatti questo l'ha preso la mia cliente. Sono molto ma molto belli. Hanno poi una bottiglia particolare che a me piace moltissimo. E questi stavano a 3,95. Poi mi è arrivato il Black Sequin, che è un nero che tende, cioè, al favoloso, sempre 3,95. L'ultimo è Radiant Rose, cioè della linea Stardust praticamente. Eccolo, mamma mia che bello. Cioè, sto rimanendo veramente scioccata delle cose che mi sono arrivate carine. È uno della linea Gel Finisher che ho preso io, il Siberia. Che è un blu, non lo so, favoloso. Veramente bello. Devo dire che sono contenta. Poi mi è arrivata la palette Hollywood Collection, che stava a 9,95, questa l'ho presa io. Solo che quando, allora diciamo che ho ordinato una palette 88 colori e poi senza sapere, cioè non pensavo che mi arrivava, invece mi è arrivata prima quella, vabbè. La palette così, munita, cioè senza specchio, c'è un applicatore, i colori sono questi, sono favolosi, cioè colori veramente belli, cioè mi piace moltissimo, veramente. E niente, questa stava appunto 9,95, ma io sono riuscita a prenderla in anteprima, quindi molto 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 fortunata. La volevo perché l'ho vista e mi ha piaciuto. Poi mi sono arrivati dei rossetti, ah no, si chiama rossetto giusto, questo è Red Inferno, che è un rosso della collezione Element, che non so se aprirò perché forse lo voglio vendere. Poi mi sono arrivati due set per il set fedeltà. Chi è? Un attimo, sto finendo.